Ciao, sono Bianca, sono 3 anni e mezzo che sono chef in camicia e sono la responsabile di montaggio. Oltre a montare molti dei video che escono su Chef in Camicia, mi occupo anche di seguire gli altri montatori e assicurarmi che tutti i video seguano gli standard sia di qualità ma anche di personalità e identità del nostro canale. Conosco Bianca da circa 8 mesi, da quando sono arrivato qui a Chef in Camicia. Andiamo d'accordo, facciamo lo stesso lavoro più o meno, lei più un gradino più in alto, o due. Conosco Bianca da un anno, anche se in realtà tutti dicono che assomiglio a sua sorella, quindi magari ci conosciamo da sempre, non lo sappiamo. E lei supervisiona i miei video, li controlla, mi ha insegnato, mi ha fatto diventare quello che sono adesso. I miei valori all'interno di Chef in Camicia sono precisione, creatività e collaborazione. La precisione è molto importante sia nel lavoro del montaggio stesso, per l'attenzione ai tagli e al ritmo, sia nel seguire gli altri, ovviamente. La creatività, secondo me, è molto importante perché i montatori sono spesso visti come delle macchine, ma in realtà ognuno mette la propria personalità nel video che fa. Il più grande pregio di Bianca è senza dubbio la velocità. E poi quando si dice a tanto questa cosa si sistema in post, lo so che è vero, perché lei sistema tutto, ha una capacità di vedere oltre il girato e quindi di riuscire a trasmettere quello che poi è l'identità di chef. La collaborazione è fondamentale con il mio team, quindi la produzione, gli altri montatori e i videomaker, ma anche quasi soprattutto con gli altri team, con il marketing e con la grafica, per assicurarci di lavorare tutti all'obiettivo comune, ovvero il successo di Chef in Camicia. Il più grande pregio di Bianca è avere tanta pazienza e sopportare tutte le domande che le faccio ogni giorno. La mia giornata inizia solitamente controllando una to-do list che mi sono scritta la sera prima e poi aggiornando inevitabilmente questa to-do list con tutte le mail che mi sono arrivate. Nelle mail troverò video di altri montatori che devo revisionare assicurandomi che vada tutto bene e passare poi per un'ulteriore revisione alla parte marketing. Troverò anche dei rework da fare a video che ho fatto io, purtroppo perché non sono perfetti neanche quelli, e probabilmente anche qualche riunione che avrò durante la giornata. Lo stile di Bianca lo definirei un po' come le sue camicie colorate che mette d'estate, quindi è molto fresco, è allegro, è trash al punto giusto e dà un forte segno comunque a quello che è Chef in Camicia. Durante il giorno è importante anche che mi confronti con la nostra producer che tiene le redini di tutto e con gli altri montatori per assicurarmi che vada tutto bene. Superata questa prima fase della giornata posso finalmente tornare a montare, che alla fine è quello che mi piace di più. Il suo soprannome è Bianchina e in realtà lo odia, però ormai tutti la chiamano così, anche chi è entrato da meno tempo è più piccolo di lei, lei è comunque Bianchina per tutti. Le caratteristiche che deve avere un montatore sono sicuramente la pazienza e il senso del ritmo, ma soprattutto, sembra una banalità ma non lo è, deve piacergli montare perché passerà molte ore da solo e se non ti piace montare sei fregato. Bianca è tutto l'opposto di me, è molto ordinata e precisa e mi sta aiutando a cambiare. Credo che i miei colleghi pensino di me che sono troppo buona e probabilmente anche un po' strana. Il più grande difetto di Bianca è l'entrata molto scenica che fa tutte le mattine, perché arriva con la bici, quindi apre la porta ed è sempre in ritardo, si slancia lo zaino da una parte, si siede e dice: "Scusate, ciao." Il futuro di Chef in Camicia è assolutamente imprevedibile perché qui cambia tutto da un giorno con l'altro, ma è quello il bello. L'unica cosa certa è che continuerò ad aver fame perché è fisso sempre cibo. Ciao Bia, scusa se ti ho formattato l'hard disk.